Stava lavorando su questo bus l'operaio dell'Amaco, intento a smontare le bombole di gas metano, proprio perché questo mezzo doveva essere dismesso e rottamato. L'uomo aveva effettuato gran parte dell'intervento ed era alle prese con l'ultima bombola quando probabilmente il residuo di gas presente nei contenitori è fuoriuscito, provocando prima una fiammata e poi un'esplosione. L'operaio è stato investito dal fuoco ed è volato giù dal mezzo. Ha riportato gravi ustioni ed è stato trasportato all'ospedale a Cosenza. Le sue condizioni sono gravi. In tarda mattinata l'uomo è stato trasferito al centro grandi ustioni dell'ospedale di Bari. Un collega che lo supportava da terra con un muletto è rimasto illeso e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono giunte subito due squadre dei vigili del fuoco del comando di Cosenza con due autobotti e il supporto di una squadra del distaccamento di Rende. Nel frattempo le fiamme si erano propagate velocemente agli altri mezzi vicini, coinvolgendone quattro, tutti i bus da rottamare, adesso completamente distrutti. Nel piazzale dell'Amaco anche carabinieri e polizia. Nessuna dichiarazione da parte dell'azienda. L'ingegnere reale dei vigili del fuoco ci racconta l'accaduto. Arrivati qui sul posto ci siamo resi conto che invece le fiamme si erano propagate pure a degli altri autobus parcati. E i mezzi coinvolti sono tutti mezzi dismessi dall'Amaco e quindi stavano provvedendo ad effettuare dei lavori proprio per la rottamazione di questi mezzi e stavano in generale stavano provvedendo alla rimozione delle bombole di gas metano che si trovano su un autobus che era qui parcato. E questi autobus, queste bombole in particolare, hanno una forte pressione, arriviamo all'incirca pure a 200 bar, pertanto pure una minima quantità di gas contenuto nelle bombole stesse e nella loro fuoriuscita hanno trovato subito un innesco e si è scaturito l'incendio. Una persona ci risulta che sia stata coinvolta dalle fiamme e quindi è stato preso subito in cura dal servizio 118 ed è stato trasportato all'ospedale qui del comune di Cosenza. Ora stiamo provvedendo alla bonifica dei luoghi e poi provvederemo alle indagini per la valutazione delle cause. Il caldo può aver influito? Potrebbe. Ora valuteremo appena sarà tutto messo in bonifica.